cinema anni 70 mi ricorda molto quando ero ragazzo e quando cominciai i tempi dei Cineforum, e i tempi in cui il cinema indipendente aveva comunque ancora degli spazi, perché si finiva nei circuiti Aiace, nei Cineforum di paese, e diventavano dei cult. Invece adesso li chiamano ex serie B e sono di nuovo dei cult. In realtà il cinema è cult. Il periodo era intanto strano perché non era certo come quello di oggi, no? Cioè Torino, la chiamano di nuovo capitale del cinema, eccetera. Allora sì e no, si girava un film l'anno, quando andava bene. Magari per 3-4 anni non c'era produzione. Io non mi potevo muovere e quindi mi sono detto che quello che qualsiasi cosa facessi dovevo farlo in loco, perché mi, diciamo, costava poco. Ho cominciato a fare il mio primo film, ho avuto un certo successo, allora ho detto vabbè, continuiamo così. Allora è vero, non c'era questa storia del film di serie A o serie B, eccetera. Sì, c'era una questione di costi, gli attori, i nomi degli attori, chi era il regista, chiaramente aumentavano che cosa, il prestigio del film. A Torino poi ero l'unico che faceva queste cose, per cui sai, non c'era né la rivalità né... non c'era neanche una pietra di paragone, e la pietra di paragone era Roma. Per me la pietra di paragone erano i film americani, molti, mi hanno fatto più bel complimento che io potessi avere, dice, è vero, è una storia italiana girata a Torino, però a guardarlo attraverso proprio le inquadrature del film sembra un film americano. E mi sentivo pieno di energie, di voler fare delle cose, capisci? E soprattutto anche poter dimostrare che si poteva fare un buon cinema con pochi soldi. Pensiamo a Torino Violenta, che è il film che è quello che penso più volentieri e malvolentieri nello stesso tempo, perché è un film in cui io non ci credevo, no? Perché mi è stato quasi suggerito, imposto, un distributore mi fa: dove abiti tu? Torino? Hanno già fatto Roma, hanno già fatto Napoli, perché non fai Torino Violenta? E ho guardato così e ho detto, senti, io Torino Violenta te lo faccio anche, però poi me lo distribuisci. E alla fine è andato così. Allora io in un paio di settimane ho scritto soggetto sceneggiatura, non ci voleva niente, almeno per me è stato facile, ma così con l'idea di facciamolo tanto per procurarci un po' di soldi per poter continuare. Ero proprio lontano, mille miglia dall'idea che questo film avrebbe fatto tutti quei soldi. Tu pensa che è un film che è costato 60 milioni, no, nell'arco di dell'epoca, 77, tu pensa che 6 mesi dopo questo aveva incassato 1.800.000, sempre del 77. Io il primo giorno di uscita a Torino, io sono rimasto male, perché ero felice da un lato, perché cinema pieno da gente che non poteva entrare, però male perché a me non venivano a dire. Tu pensi che qui è uscito di venerdì in due locali, Capitol e Metropol, ma a Catania e a Bari era uscito due giorni prima, e quando alle 10:30 ho telefonato mi hanno detto: dottore, ma è una cosa incredibile, abbiamo fatto 3 milioni stasera. Io che ero anche digiuno da questo, ho detto: perché sono tanti. Ma che scherza, abbiamo superato Aeroport 77. Io così a Catania, quello di Catania mi dice: sono obbligato così di rifare il film a mezzanotte, perché sennò mi sfasciano il locale, perché l'altra gente era rimasta fuori. Il cinema è diventato un po' egocentrico, no? Dimmi tu, da quanto tempo è che noi non facciamo un film di avventura? No, se no dobbiamo fare un poliziesco, se no, perché adesso è chiaro, c'è la televisione che diciamo condiziona un pochino tutto, condiziona il mercato, no? Capisci? Allora non lo so, che cosa si fa? Si rivaluta quello che praticamente uno ha perso. Ma, anche perché il tipo di film così, è vero, sono adattati, ma non si rifanno più. O la gente non oserebbe rifarli, no? O se li rifà a mo' di, come dire, quasi di
caricatura, capito? Sì. Allora uno ogni tanto serve. Se tu hai notato, le storie continuano a diventare sempre più personali, sempre più intimiste, sempre si arriverà al punto del... come fanno un po' i filmmaker, no? Cioè che coinvolgono il parentado, ma loro sono convinti di raccontare delle storie importanti, mentre non si rendono conto che è vero, è vita vissuta, ma è vita vissuta che ha importanza per quello che ti sta vicino, per il parente, per la moglie, per il figlio, forse per i vicini di casa, se vogliamo allargare un po', ma per il grosso pubblico, no. Non c'è bisogno di identificarsi con queste storie. No, perché è la storia tua, e anzi, nascono quelle cose tipo, hai fatto tu un film così, lo posso fare anch'io, e ci si improvvisa. Spinge verso il basso. Verso il basso, qualitativamente, e poi il mezzo moderno, cioè le telecamere, eccetera, no, dove praticamente fanno tutto loro, rende tutto molto più facile. Okay, anzi, facile è possibile.